Nella compagnia di Rocella Ionica chiediamo al comandante, il capitano Antonio Di Mauro, su quello che è avvenuto questa notte a Rocella Ionica, l'incendio doloso di un deposito del ristorante Ranch Sound di Rocella, appunto, è un arresto quasi in flagranza di reato. Capiremo perché, comandante, come mai, come siete stati avvisati e come avete agito? Sì, questa mattina alle prime ore dell'alba abbiamo proceduto all'arresto in flagranza, anzi arresto in quasi flagranza di un soggetto di origini ucraine, ma a tutti gli effetti insomma residente, cittadino italiano residente a Caulonia, un 19enne che si è reso autore di un incendio ai danni di un deposito adibito anche a spogliatoio per i dipendenti del annesso a un noto ristorante locale. E, tutto nasce all'intorno alle 3.40 circa, allorquando viene segnalato al 112, al pronto intervento, l'incendio che si stava espandendo, le cui fiamme si stavano propagando anche all'annessa struttura di questo noto ristorante. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile, in particolare della compagnia di Rocella Ionica, sono intervenuti immediatamente sul posto. E sin dalle prime fasi insomma si è proceduto ad attuare un oculato e minuzioso sopralluogo, e in contemporanea vi erano poi la squadra del distaccamento di Siderno, dei vigili del fuoco, che provvedeva al contempo a domare le fiamme. Tra l'altro intervento che è stato anche risolutivo e provvidenziale, perché le fiamme avevano già interessato anche un bombolone del gas. Una manopola di un bombolone di gas butano contenente circa 1200 litri, il che insomma è stato provvidenziale appunto da scongiurare ben più gravi conseguenze, atteso anche che lì vicino insomma vi era tutto il ristorante con la cucina e la sala in legno. Un'esplosione avrebbe potuto devastare tutto ciò che circondava. Ecco, comandante, capitano, come siete arrivati poi a comprendere, a capire e ad arrestare l'autore, il presunto autore, diciamo, di questo atto intimidatorio? Perché sì, come dicevo, i carabinieri dell'aliquota radiomobile, del pronto intervento di questa compagnia, si sono occupati principalmente del sopralluogo che si è essenzialmente concentrato in prossimità e quindi nelle vicinanze del luogo del delitto e un po' anche lungo il perimetro della stessa struttura. In particolare, quasi in prossimità del deposito interessato dalle fiamme, sono stati rinvenuti degli effetti personali del giovane indiziato, ed in particolare un cellulare, un berretto e degli occhiali, i quali a seguito poi, una volta rinvenuto il tutto, questo dato, tra l'altro fatto vedere alla vittima e al tempo stesso dagli accertamenti esperiti nell'immediatezza, si è riusciti poi a risalire al giovane soggetto, al giovane che nel frattempo era rientrato a casa e subito insomma rintracciato, sottoposto a perquisizione domiciliare e personale, dinanzi ai carabinieri ha poi ammesso le proprie responsabilità tra l'altro evidentissime e corroborate dal fatto che recava ancora evidenti ustioni al viso e agli avambracci, nonché la stessa magliettina utilizzata per compiere l'azione delittuosa era la stessa che al momento della perquisizione indossava, che recava lacerazioni e segni di bruciatura e anche odore di liquido infiammabile. Quindi lui con un liquido infiammabile ha cosparso e poi la fiamma di ritorno l'ha preso in pieno. Esattamente. Esattamente, anzi. Avete proceduto subito all'arresto. Sono anche gravi, tant'è vero che poi verrà il soggetto a breve insomma trasportato e scortato da questa compagnia presso l'ospedale Cannizzaro di Catania, al centro Grandi Ustioni, attesa appunto l'entità e la rilevante insomma. Delle stesse. Capitano, quale sarebbe il momento per cui questo soggetto avrebbe incendiato appunto il ristorante? Sì, lavorava lì? Sì, da accertamenti speditivi e esperiti sul posto si è appurato poi che il momento del gesto sarebbe scaturito da un mancato anticipo di talune prestazioni lavorative chieste proprio la sera prima al titolare dell'attività commerciale in argomento. E rifiutato ovviamente. Sì, rifiutate per una serie di motivi, però evidentemente al ragazzo non gli è andata bene, insomma. Quindi questo è il momento del vile gesto.